Eccoci qua, è con noi Arianna Contaldo. Vieni Arianna, eccoci. Allora, Arianna Contaldo, l'abbiamo evocata ieri con Ernando Spera, il cavoducatore con il quale abbiamo diffusamente parlato ieri, abbiamo fatto anche degli accenni a questo film, però ti abbiamo evocata come cittadina di Guidonia. Qui c'erano anche un paio di persone che abitavano a Guidonia e ci hanno dato delle... Ci sono ancora, ecco, fantastico. Allora, appunto, abbiamo detto come hai formato, diciamo, la pilare di Guidonia su te stessa con la matita blu. Ce l'hai la matita blu? Ce l'hai la matita blu, ecco, la matita blu di Guidonia, mitica. Quindi, diciamo, allora, 23 film da truccatrice, chiaramente meno dei 63 di Ermanno Spera, che è solo per questione anagrafica, ovviamente, però molti dei film coincidenti, chiaramente, ultimamente, ma non tutti, però. E quindi, ovviamente, sia C'era ancora domani che Romantiche, per entrambi avete lavorato insieme nello stesso reparto trucco, probabilmente anche per come impatto tangenziale che abbiamo fatto qui, sempre naturalmente con Anna Cortellesi. Poi è curioso, hai lavorato anche al trucco di The Shift, che qui sempre opera prima, che qui ha vinto il premio della critica, che insomma è stato molto molto apprezzato. Hai lavorato anche in Figli, che abbiamo avuto anche qui, Ma cosa ci dice il cervello, C'è tempo, quello di Veltroni, è molto molto interessante. Quindi, insomma, vedete che poi questi diciamo questi mestieri del cinema sono trasversali e interessano molti dei film di cui poi abbiamo apprezzato e che abbiamo proposto qui nei nostri programmi. Allora, anche lo dico soprattutto a tuo beneficio, qui abbiamo due classi. Una classe ha già fatto con noi un PCTO, sai che è ex alternanza scuola-lavoro, questa è che... ed è un principio particolare che facciamo da molti anni come Cinecircolo Romano, di avvio alla professione del critico cinematografico. Quindi viene fatto l'intero anno scolastico, fatto naturalmente di una serie di lezioni frontali con alfabetizzazione del linguaggio, diciamo, audiovisivo, ma poi naturalmente visioni congiunte, incontri con gli artisti, con gli autori, come stiamo facendo oggi, laboratori di scrittura di critiche cinematografiche e allenamento anche a preparare un'eventuale intervista appunto a un regista, un attore, un artista, un membro diciamo, del cast o della troupe. E quindi, diciamo, loro hanno fatto tutto questo percorso. Invece poi c'è anche un'altra classe, che è una prima, che non ha ancora fatto il corso, e però sono appunto sono qui per annusare, no? Per annusare, diciamo, il clima, perché queste classi hanno come punto finale, diciamo, del loro corso la partecipazione in matinée al nostro festival. Quindi vedono tutti e tre i film in concorso, partecipano attivamente agli incontri con registi oppure artisti e poi entro la giornata scrivono il loro componimento, la loro critica cinematografica, la mandano per email alla professoressa Burlin, che con il suo gruppo, diciamo, di redazione le legge, le valuta, e questa sera alla cerimonia di premiazione alle ore 21 saranno premiati le migliori di queste recensioni. Quindi è un lavoro, diciamo, interessante, che li stimola e che, diciamo, ovviamente siamo qui per un po' per concludere, perché adesso è la terza e ultima giornata. Quindi allora concentriamoci un momentino su questo film che molti di loro, quasi tutti, avevano già visto, e quindi per loro è stata una seconda visione, che è una seconda visione che dà sempre l'opportunità diciamo, di cogliere degli elementi, dei particolari che nella prima visione non erano stati colti, perché nella prima visione più che altro quasi sempre si è presi dalla storia, si vuole sapere come va a finire, e in particolare questo film che ha fatto
sua la lezione del grande Sir Alfred Hitchcock di tenere lo spettatore in sospensione, dandogli ogni tanto delle tesserine di un mosaico, ma lasciandogli sempre la attesa e la voglia di sapere poi come va a finire il film. E questo è magistrale da questo punto di vista, questo è uno degli ingredienti naturalmente del successo straordinario mondiale di questo film. Però ecco, nella seconda visione questo diciamo, questo aspetto diciamo di sospensione, di apprensione viene meno, e allora viene diciamo di più l'attenzione a tantissimi particolari, e molti di questi particolari hanno proprio a che fare col tuo mestiere e con quello che è stato il gran lavoro che avete svolto. Avevamo accennato prima della visione per focalizzare l'attenzione dei ragazzi su alcuni particolari, come per esempio il livido alla gola quando Mastandrea stringe la gola di Paola Cortellesi, che è evidentissimo quando c'è la ritrazione della mano, ma che poi scompare con la magia del cinema nel giro di qualche secondo. Oppure, come avete visto, con la goccia di sangue dal naso che non fa in tempo ad accennare l'uscita e che poi la magia del cinema fa ritrarre, no? Ecco, come avete lavorato su tutti questi particolari? Allora, intanto ciao a tutti. E per quanto riguarda, per esempio, la goccia di sangue, quella è stata fatta al computer. Perfetto. Diciamo, le cose che abbiamo fatto noi di trucco sono le cose che non vedete, ovvero il beauty, la ricerca del rossetto giusto che uscisse bene in bianco e nero, e per esempio la ragazza Marcella, la rossetto arancione, che voi non vedete, però che gli dà quel colore giusto nel bianco e nero. Oppure le braccia di Valerio Mastandrea, Ivano, il marito di Paola nel film, sono tatuate, e in bianco e nero ovviamente poteva vedersi la macchia della copertura, invece è stato tutto un lavoro un pochino più sul bianco e nero piuttosto che sul beauty in generale. Se c'è qualsiasi domanda, chiedete pure. Infatti volevamo chiedere proprio questo, cioè io in particolare, poi dopo passo da loro, ecco, questo fatto del, adesso tu dicevi del tatuaggio che è stato coperto eccetera, a noi anche ieri mattina abbiamo parlato di quanto poi noi abbiamo la visione del trucco, no, di farci sopra le ciglia, gli occhi eccetera, e che però invece serve per cambiare molte volte la persona, che non riguarda soltanto il viso, ma riguarda anche le altre parti del corpo, non so, il collo, le mani, eccetera. Ecco, volevo sapere, con tanti personaggi, con tanta gente, tante donne, ecco, come sei riuscita poi a creare questa verità attraverso il trucco? Su questo film in particolare? Sì. Su questo film in particolare, ovviamente, quando c'era tutta la scena finale delle votazioni, lì abbiamo chiamato altre sei truccatrici, perché ovviamente era tantissima gente, poi soprattutto nella parte finale che tolgono il rossetto. Io ovviamente già che sono fatta ripetizione, quindi è tutto un ritocca, leva. E poi quindi voi stavate sempre sul noi sempre, tutti i film li prepari, cioè la preparazione iniziale la mattina o il pomeriggio in base alle scene, se sono notturne o giornaliere, e poi noi siamo tutto il giorno sul set, quindi qualsiasi tipo di scena vedete all'interno di un film, che sia per strada, che sia al mare, con una barca, noi siamo lì dietro l'attore, quindi qualsiasi situazione. Quindi cambiare anche con le luci che cambiano, diciamo, del giorno, sì, la mattina, la sera, la notte. No, quello è proprio girato all'interno, cioè se giriamo all'interno e sono notti, e vengono capannate, diciamo, le finestre in modo che giri comunque di giorno, ma risulta notte all'interno. Invece se giriamo all'esterno è proprio notte. Magari alle 3 o 4 di mattina, se girate per Roma, ci trovate noi in giro per strada, è per questo motivo. Quindi dovete fare anche un trucco diverso per quanto riguarda la persona? No, di notte, cioè, per quanto riguarda la notte, no,
quello no, perché comunque c'è sempre il direttore della fotografia, la luce, quello è sempre lo stesso tipo, diciamo, il gruppo. E la Cortellesi è stata sempre presente, cioè ti ha dato sempre indicazioni? Sì, sì, Paola su questo film in particolare era molto molto concentrata, ha deciso qualsiasi cosa, dal tipo di capelli al tipo di trucco di qualsiasi persona, anche delle figurazioni. Di solito i registi in generale dicono le figurazioni, guarda, ti danno un'idea di quelle vogliono e fai tu poi, perché invece Paola ha voluto vedere singolarmente ogni persona, aveva la foto di trucco, capelli e costumi di ogni singola persona e controllava tutto. Ermanno ieri ti ha fatto un grandissimo complimento, ha riconosciuto che la tua diciamo perfezione nel tenere le foto di tutti i personaggi, anche ovviamente le comparse, e che questo chiaramente poi è stato di grande aiuto, perché avete dovuto toccare 230 persone per la scena finale del diciamo del voto, e chiaramente questo non poteva essere fatto all'impronta, anche perché non avrebbe potuto passare il controllo della regista. Quindi sono state fatte prima delle prove di trucco, credo nei giorni precedenti, ciascuna, anche mesi, ciascuna diciamo delle comparse è stata fotografata, è stata quindi approvata dalla regista, e poi nel momento del trucco finale, quando avete chiamato gli aiuti, diciamo gli aiuti truccatori, a ciascun truccatore è stata data la foto della persona che doveva riprodurre quel trucco che era stato approvato dalla regista. Quindi è un lavoro minuziosissimo. Abbiamo una mano alzata lì. Sì. Le immagini che dava alla regista, cioè Paola, le dava sia in bianco e nero e a colori o solo di un colore? No, gliela davamo sia in bianco e nero che a colori, perché Paola ovviamente voleva vedere poi la risoluzione in bianco e nero, anche per i provini del rossetto su Paola. Paola ha voluto proprio fare le foto in macchina da presa, vedersi in macchina da presa come riusciva con i diversi tipi di rossetto. Poi noi con l'iPhone, con il bianco e nero dell'iPhone, facevamo il bianco e nero per le fotografie sulle figurazioni. Però ovviamente non è lo stesso tipo, però a Paola andava bene, basta che era bianco e nero, insomma. Avevamo tutti i palloni, ma quello su ogni film, però non soltanto sul film di Paola. Perché comunque è capace che magari oggi giriamo all'interno di un ristorante e l'attrice è truccata, pettinata e vestita in un determinato modo. Poi la scena esterna, che è subito attaccata, la giriamo tra 2 settimane. Quindi ovviamente di avere un pallone che ti ricorda, guarda, questa scena già l'hai girata, hai girato l'interno, quindi lei deve essere tale e quale a 2 settimane prima. Quindi su ogni film questo serve. Poi Paola su questo è stata un po' più concentrata, perché ovviamente era la sua opera prima e quindi ha voluto vedere anche tutte le figurazioni. Però di solito è il lavoro che facciamo su ogni film questo. Però scusami, questo lavoro dovrebbe essere, diciamo, come di prima responsabilità della segretaria di edizione, quindi lavorata con lei, oppure lo fate proprio come vostro lavoro, perché la segretaria di edizione deve anche tener conto di come era vestito, come era truccato, se aveva una cicatrice su una guancia piuttosto sull'altra, eccetera, in modo tale che quando dopo 2 settimane, come dicevi giustamente, si va a girare una scena, quella persona abbia le stesse caratteristiche di un secondo prima, perché poi quello viene fuori. Allora, diciamo che il film si fa tutti insieme, quindi la segretaria di edizione ha un'idea generale sia della scenografia, di qualsiasi cosa, dalle luci alla fotografia, tutto quanto. Però se ognuno di noi fa un po' del suo, chi guarda trucco, chi guarda capelli, poi alla fine ognuno di noi fa qualcosa per, diciamo, rendere giusto il film. La segretaria di edizione è il capo di tutti i nostri raccordi, si chiamano raccordi questi palloni. E poi ognuno, chi lo fa online, chi lo fa sulle parti, chi lo fa sul computer, ognuno lo fa in maniera diversa. Sì, sì, sì. Bene, altre domande da parte vostra? Ecco, ci abbiamo una mano qui. Sì, scusate. Allora, innanzitutto c'è una domanda che ho
fatto anche ieri all'altro procuratore. Come iniziamo? Tu, come tuo percorso per arrivare qua a lavorare con la Cortellesi, altri film hai fatto? Allora, guarda, io non so quanto più grande devo essere, perché gli anni ne ho 28. Ho iniziato subito finita scuola, perché ho finito il quinto e ho fatto il liceo delle scienze umane, perché volevo fare, ovviamente a 14 anni fai la scelta dove devi andare, sono andata a fare il liceo delle scienze umane volendo lavorare poi con i bambini. Durante il corso dell'adolescenza ho cambiato idea e ho finito il liceo che non sapevo che cosa volessi fare, quindi non vi preoccupate se durante questi anni mi sentite un po' persi. E l'estate finita, finiti gli esami di maturità, mentre ci truccavo pensavo quanto fosse bello poter fare questo mestiere e poter far cinema, perché io ho mio papà che fa il capo elettricista sui film, quindi diciamo il set in generale l'ho sempre vissuto, sempre conosciuto. Quindi, perché diciamo chi non conosce come funziona un set non sa, quindi non gli viene nemmeno in mente l'idea posso fare questo. Quindi io diciamo sui set ci sono cresciuta. Finito, mi truccavo, mi è venuta questa illuminazione e ho frequentato un'accademia a Bologna, che è proprio Accademia del Cinema, che ha sia il corso di trucco che di capelli, tutto incentrato proprio sul mondo cinema. E ho fatto quell'accademia dove lì conosci degli insegnanti che sono truccatori cinematografici e poi man mano ti fanno fare delle giornate loro, inizi così piano piano in base alle conoscenze, poi più persone conosci più hai possibilità lavorativa. Poi 6-7 anni fa ho conosciuto Ermanno e da lì ho sempre lavorato insieme, poi lui lavorando da una vita con Paola e da lì mi ha iniziato insomma a lavorare con Paola. Però più persone conosci su questo mondo più hai possibilità lavorativa. Quindi un'altra cosa, il taglio sul labbro, sì. Come l'hai realizzato? Il taglio sul labbro sono dei prodotti apposta di effetti speciali che si utilizzano, possono essere fatti in silicone o in bondo, che è un materiale apposito per fare queste piccole ferite, perché sennò di solito quando sono ferite più grandi serve fare una protesi in laboratorio, che esistono nei laboratori proprio di effetti speciali che creano la protesi in base alla grandezza, in base all'attore, sono anche quelli che fanno, per dirti, le pance finte. Creano le protesi e poi noi truccatori sul set le applichiamo, le coloriamo, perché ovviamente la protesi arriva trasparente. Però quelli lì sono, è proprio un prodotto tipo colla, per farti capire, che si applica, gli dai la forma che vuoi dargli, che sia di un taglio o che sia di una piccola ferita o qualsiasi cosa, e la colori. Ah, quindi voi poi colorate la protesi? Sì, applichiamo e coloriamo, sì, sì. Poi devi rendere... Interessante. Deve essere confacente col corpo. Sì, certo. Sì. No, infatti noi prendiamo le misure del qualsiasi parte del corpo dove lo devi mettere, devi applicare la protesi, prendi magari la foto dell'attore, le misure del viso o del braccio, quello che è dell'attore, e viene fatta in base a... Avete qualche altra curiosità? Allora, se intanto che voi pensate qualche altra domanda, vorremmo coinvolgerti forse in una cosa che non è esattamente il tuo mestiere, ma visto che stiamo ragionando di questo film e loro non avranno altre opportunità di ragionare di questo film, anche un po' sul valore generale di questo film, che sicuramente voi della troupe avete avuto modo di apprezzare anche mentre lo facevate, perché insomma ma il risultato finale è stupefacente. Ora, nei vari corsi allora abbiamo detto che tutte le opinioni sono valide, lo abbiamo ripetuto più volte, c'era un grandissimo regista, François Truffaut, che però prima aveva fatto una lunga gavetta come critico cinematografico ai Cahiers du Cinéma, la rivista più prestigiosa di tutti i tempi e ancora oggi, e il quale diceva tutti al mondo hanno due mestieri, proprio quello del critico cinematografico, quindi chiunque può chiaramente esercitare il suo autonomo potere di critica e quello che pensa alla sua validità, insomma, come per tutti. Ora, che è successo? Questo film è stato presentato in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma dello scorso anno, non quella che ovviamente adesso sta per il 16 ottobre, comincia la nuova edizione, era lo scorso, ovviamente. E
abbiamo nei festival ci sono le anteprime per la stampa, per i critici, per i giornalisti cinematografici, che vengono fatte normalmente alla mattina alle 9, un po' come una mattinée tipo questa. Poi dopodiché in genere verso l'ora di pranzo si fanno le conferenze stampa sui film che sono stati visti la mattina alle 9, magari alle 11, e poi la sera c'è invece la prima per il pubblico, e quindi chiaramente insomma, dove quelli che comprano i biglietti e così via. Quando abbiamo visto questo film in anteprima alle 9, era proprio il primo film della giornata, quando si esce, sempre mentre ci sono questi fiumare, perché siamo tantissimi accreditati, sono migliaia i giornalisti, che, sia italiani che naturalmente stranieri, e poi mentre si esce in quelle lunghe scale dell'auditorium, si sente qualche commento, ci si scambia qualche commento, si formano dei capannelli di critici che magari collaborano, si conoscono meglio, perché poi insomma questa è una specie di circo viaggiante, no? Insomma, ci conosciamo tutti perché andiamo alle anteprime quasi tutti i giorni che si fanno normalmente, poi andiamo ai festival, ci incontriamo continuamente, quindi un po' una specie di diciamo di circolo di giro. E quando siamo usciti dalla visione di questo film, una serie di critici che conosciamo, le quali lavoriamo, siamo anche amici, eccetera, avevano, diciamo, dei commenti un pochino di sufficienza, un pochino riduttivi, dicendo sì, vabbè, no, sì, era una commedia, insomma, però, diciamo, sostanzialmente non avevano un'idea del potenziale di questo film. E anche è capitato che ci siamo fermati, ecco, lì c'è Rossella Pozza in rosso oggi, ecco lì, che è il vicepresidente del Cinecircolo Romano e con la quale, che è la mia vittima designata, vediamo tutti i film ai festival, li vediamo insieme. E allora ci siamo fermati in un capannello, uno di questi capannelli di persone che conosciamo benissimo, e gli abbiamo detto, ma ragazzi, forse non vi siete resi conto, ma qua siamo di fronte, è vero, un'opera di esordio, un'opera prima, eccetera, ma questo è un capolavoro, cioè questo è un film che spacca. E infatti poi la sera stessa abbiamo fatto la nostra critica, come fate voi, no? Che entro la sera dovete finire il vostro compito, e abbiamo pubblicato, noi lo pubblichiamo all'una di notte, alle due di notte, quando ci ritiriamo, diciamo, dalla festa. E con un commento assolutamente entusiastico, intravedendo un grandissimo futuro e diciamo indicando un grandissimo futuro per questo film, che è un film che funziona in tutti i reparti. Adesso stiamo parlando del trucco, ma insomma, voglio dire, la recitazione, la suspense, le battute, le gag, le diciamo gli snodi narrativi, è un film che emoziona. E io adesso non so se voi alla seconda visione avete provato le stesse emozioni, oppure di più oppure di meno, questo voi magari ce lo potrete anche dire, però è un film che funziona. E la cosa, diciamo, un po' strabiliante anche è stato il grandissimo successo mondiale. Ed è anche per questo che ho detto prima che oggi Paolo Cortellesi non è con noi, qui al nostro festival vengono tutti i registi delle prime, li ho presentati, però Paolo Cortellesi è travolta totalmente da questo successo mondiale, quindi gira continuamente dall'Australia, Sud America, Nord America, Europa, Asia, perché la invitano in tantissimi festival che poi vince anche, tra l'altro. Se voi andate sul nostro sito web, trovate la nostra rivista Qui Cinema. Noi facciamo tre numeri di questa rivista, i vostri insegnanti hanno quella cartacea bella patinata con la carta lucida, colori, e che, di cui il direttore responsabile appunto è Rossella Pozza. Però voi la trovate online, quindi la potete leggere tranquillamente online andando proprio sul sito web. Nella pagina di C'è ancora domani, troverete, come sempre, noi mettiamo alcuni estratti significativi di alcuni critici cinematografici. Ci è piaciuto per questo film, proprio
per testimoniare del grande successo internazionale, mettere qualcosa dell'uscita francese. I francesi, sapete, insomma, ci amano e ci odiano, ma insomma sul cinema ci amano un po' di più di quanto ci odino normalmente come persone. Sapete che i francesi, che sono molto sprezzanti, anche diciamo molto campanilisti, dicono les Italiens sont tous des grands acteurs sauf au théâtre, cioè gli italiani sono tutti dei grandi attori tranne che a teatro, insomma, per sminuirci, ma insomma è normale questa. Allora sentite cosa dice Premiere, che è uno delle riviste importanti. Invocando il passato, la regista italiana ha creato un film toccante e attuale che risuonerà in ogni donna indipendentemente dalla generazione. Ecco, vedete, è importante questa cosa, quindi anche le giovani donne che siete voi, diciamo che fate questo corso, magari ci potete dire le vostre impressioni. Le Monde, uno dei giornali più importanti naturalmente del mondo, lo dice la parola stessa, dice: illuminato da momenti di sfrenata allegria, venato di un'ironia quasi burlesca, c'è ancora domani, si colloca sul filo di una tragicommedia che ha il merito di far sentire, in mezzo alle vecchie voci del passato, la speranza di un futuro migliore. Ve l'ha data questa speranza? Va bene. Un'altra domanda. L'Observateur, un altro dei, diciamo, ovviamente dei media importanti in Francia, dice: giocando su un barlume di speranza tangibile al fondo del tunnel del patriarcato, Cortellesi, disincantata, osa tutto e colpisce nel segno. Osa tutto e colpisce nel segno. Le Parisien, l'ultima citazione che vi faccio: la forza di questo film femminista è che tratta un argomento oscuro in modo molto originale, oscillando tra umorismo, leggerezza e dramma. Adesso questa è anche una provocazione per loro, però per te, avete percepito questo durante il lavoro che facevate? Allora, noi mentre facevamo il film, quando ci arriva la sceneggiatura, Paola ce l'ha data con l'assenza del finale, perché era una sorpresa. Certo. Perché ovviamente chi vede il film per la prima volta si immagina o che scappa con l'americano o col meccanico. No, con Vinicio Maggiore, tutti fanno il tipo. Sì, però se vedi attentamente il film, sì, noti alcuni dettagli come i manifesti sul muro o come il nonno che gira, che fa vedere che piano piano si arriva al 2 giugno, che comunque se uno studia un minimo di storia un pochino insomma ci arriva. Però ovviamente tutti guardano il lato romantico, guardano tutti sul romanticismo. Io quando ho letto la sceneggiatura mi è molto piaciuto e mi è sembrato molto strano da parte di Paola fare un film del genere. Perché volevo sottolineare una cosa di cui abbiamo parlato anche ieri, che voi leggete prima la sceneggiatura bene, e che mi diceva anche ieri che spesso se è tratto da un romanzo, leggete pure il romanzo, quindi quanto è importante, voglio dire, non solo la lettura ma anche la cultura che c'è dietro, che vi differenzia dagli altri che fanno il lavoro non per il cinema. Anche quando magari fanno un remake di qualche film, ecco, che sia francese, americano, qualsiasi altro tipo di film. Sì, ok, ho visto il film americano, no, devi comunque leggere la sceneggiatura e sapere che cosa stai facendo, perché comunque devi creare il personaggio e in base alla sceneggiatura che ti danno. E devi cominciare a preparare tutti questi accordi che dicevamo prima. Scusami, continua. No, perché volevo che continuassi a rispondere, sì. E quindi noi, diciamo, mentre quando abbiamo letto la sceneggiatura, era bellissima, ovviamente, però sono rimasta perché per me Paola era la comica, quindi ho detto, beh, strano che insomma un film del genere per Paola. Però poi ovviamente con la bravura degli attori, mentre vedevi tutte le scene che venivano girate e senza vedere il montaggio, insomma, capivi piano piano che stavi facendo qualcosa di grande. Tutti noi avevamo capito che questo film avrebbe fatto il botto, infatti così è stato. Non ci immaginavamo così tanto anche all'estero, questo non lo immaginavamo, però... Sì, evidentemente volevo dire che è importante anche per loro, siccome noi... ma alcuni dei presenti
soprattutto quelli di Guidonia, continueranno con noi il progetto l'anno prossimo perché non lo hanno cominciato ancora, e noi faremo un progetto proprio sugli articoli della Costituzione. Quindi mi sembra un link interessante salutare i ragazzi di Quinta che faranno la maturità e quindi non saranno con noi, e invece promettere che continueremo il discorso con i ragazzi che cominciano a parlare di Costituzione. È proprio questa scena finale, no? Cioè, che mi è piaciuta tantissimo, anche quando lui l'ha vista, lei prima impaurita stava scendendo, poi si è fermata, perché da quel momento ha la legge che la difende. E quindi questo è un bel momento proprio per noi per parlare di questo. E poi volevo anche sottolineare una cosa. La bellezza di questo film è che anche quando parla di femminismo non parla di uomini cattivi in genere, quindi non offende la categoria il sesso, perché c'è il ragazzo di colore che la guarda, e soprattutto quando vede il livido sul braccio, che è un'altra cosa bellissima quella del braccio, e poi ecco anche Marchionne, ma non soltanto lui, cioè ci sono degli uomini che riescono a essere dolci, sensibili, e poi magari si lasciano prendere invece da quella che era la società dell'epoca, e per far vedere che sono maschi diventano cattivi. Anche questo è un aspetto che poi tu col trucco sei riuscita veramente a realizzare, anche questi occhi così che quasi non si sapevano difendere, questo trucco che sembra che non ci sia. Sì, sì, sì. Sembra che non è completamente... sembra che non ci sia il trucco, ma era loro del trucco. ovviamente l'attrice si vuole vedere bella anche sempre anche in nero, quindi il trucco c'era e come. Però è ovvio che comunque se deve fare la donna, tra virgolette, maltrattata dal marito, vittima di violenza, non può essere tutta bella, truccata, elegante, senza occhiaie. Quindi quello sia la paura dell'attore, ma un pochino del nostro, un pochino ce l'abbiamo messo. Possiamo sentire qualche ragazza tra di voi, sì, quanto vi ha toccato questo film? Questo film è rivolto a tutti, ma anche e soprattutto a voi, no? Sull'emancipazione, diciamo, femminile, intanto vi ha emozionato, vi ha toccato o che cosa? Non siete timide, eh? Avete visto la Cortellesi, insomma, nonostante ne beccava tanto, ma poi alla fine teneva duro, eh? Vabbè, io le ragazze alla fine non le capisco, perché comunque non si vergognano, cioè. Però vabbè, se dobbiamo chiudere, sì, però non so, c'è il tempo per una parola, se volete, insomma, se... Vabbè, basta che in cuor vostro un pochino avete capito, perché ovviamente a me tante ragazze, magari anche della vostra, mi vengono, mi chiedono, perché io trucco anche al di fuori del cinema, faccio truccatrice in generale, da matrimonio a cinema, televisione, tutto. E le prime cose che chiedono, ma uomini e donne ci sei andata? Ma mi ci sei andata? Ma la Ilaria Blasi la conosci? Così. E nessuno che chiede, ma Paola Cortellesi, ma Pier Francesco Favino, che magari glielo dice di tutto. Quindi diciamo che un pochino vi dovete anche concentrare sulle cose reali, insomma. Spero, dai. Sono anche preparati a vedere. Ecco, per esempio, ancora nelle recensioni qualcuno mi ha detto ieri o l'altro ieri, quando abbiamo visto l'altro film, dice: io non sarei andata al cinema a vedere questo film, però sono venuto qua, mi è piaciuto tantissimo. Sì, certo. Vi ricordate quando più volte vi abbiamo detto durante il corso che a volte si riesce a impostare una recensione in base alla domanda che fate al regista o all'artista che avete di fronte, alla risposta che vi viene data. Allora, ha fatto pure stranezza d'amore. Sì. Allora vi solleciterei, vi dico come così, come curiosità, se volete, andate sul sito del Cinecircolo Romano, da quello è facile, Google Cinecircolo Romano, c'è fuori, siamo noi, non è che ne escono altri,
in alto a destra c'è il cerchietto per fare la ricerca, come sempre, no? Il motore di ricerca interno. Cliccate e scrivete c'è ancora domani. Esce fuori la recensione che ho scritto io quella notte della prima. Non la copiate perché la sappiamo. No, non la copiate perché tanto la sappiamo. No, non era questo, non era un'incitazione alla copia. Però leggetevi la domanda che io ho fatto a Paola Cortellesi quel giorno, proprio un'ora dopo, due ore dopo la fine del film, e soprattutto anche la sua risposta, perché è un po' lunga e articolata, però vi può aiutare un pochino a capire. Non me la rileggo, ce l'ho qua stampata, però andate sul sito e ve la vedete. Adesso avete fretta di andare a casa e soprattutto avete fretta di scrivere la vostra, no? E però soprattutto vi ricordo che dovete votare. Ricordate che l'app votare, perché è importante, voi potete dare due, diciamo, un premio lo date voi, opera preferita degli studenti, ma i vostri voti si sommano con i voti degli adulti per dare il primo premio, cioè il vincitore del festival. Quindi se volete che questo film o altri film vincano, date il vostro voto. Possiamo chiudere qui? Sì? Sì, allora ringraziamo naturalmente moltissimo la nostra ospite per la disponibilità. E come al solito buon cinema e buone critiche cinematografiche. Grazie a tutti e viva! Alle quante la rischia sali sul palco. Ha ha ha.